Benvenuti ad Ore 12, buona giornata a tutti, benvenuto anche Giovanni Palisto che è sempre qua con me a condividere queste mattinate insieme con Buongiorno, tanti buongiorno a ospiti. Cristina Coppola e buongiorno naturalmente a tutti i nostri telespettatori, anche oggi in diretta fino alle 13:20 verso la prima edizione del nostro telegiornale. Anche oggi in questo mercoledì avremo una serie di ospiti che almeno nella prima parte ruoteranno attorno a un tema che è quello dell'utilizzo della cannabis a livello terapeutico, un utilizzo che è stato autorizzato ufficialmente anche dalla Regione Lombardia all'inizio di quest'anno, ha recepito quanto aveva deciso alla fine del 2015 il Ministero della Salute. E quindi che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che diciamo una delle strutture che in Italia appunto vengono ritenute strutture d'eccellenza, si trova proprio in provincia di Cremona per la preparazione di questo tipo di terapia. Ne parleremo oggi con un farmacista e non solo, perché poi si parla di cannabis anche per altri tipi di utilizzo completamente diversi, e anche questo naturalmente tenteremo di approfondirlo con i nostri ospiti. Con invece la nostra ospite che si occupa e insegna allo yoga, Laura Bonomi, proseguiremo così alla scoperta di questa disciplina. Oggi parleremo dell'importanza del respiro. Avremo modo anche oggi di illustrarvi alcuni semplici esercizi che si possono fare proprio per entrare in sintonia con questa splendida disciplina. Uno dei centri sub più importanti della provincia di Cremona si trova a Crema. Oggi incontreremo uno degli istruttori che tra l'altro recentemente ha ottenuto anche una certificazione estremamente prestigiosa, e questo consente appunto di seguire una didattica internazionale molto nota e conosciuta, e consente a questo centro anche di istruire gli istruttori sub, quindi insomma veramente un centro d'eccellenza per tutti gli appassionati subacquei, e che andremo in qualche modo a conoscere nel corso della trasmissione. Incontreremo anche una scrittrice di successo, lei si chiama Annalisa Molaschi ed è l'autrice di diversi libri per ragazzi, ad esempio della fatina Nancy Fly che piace tanto alle bambine. La conosceremo e parleremo con lei dei suoi libri, anche perché appunto è cremonesissima. E Bene, poi questo ed io vorrei altro. ricordare nel Che frattempo cosa? che come sempre per tutta la settimana sono presenti le uova di Pasqua dell'AIL, uova che saranno messe in vendita nei giorni 11, 12 e 13, di marzo per quella che è la 23ª edizione delle uova di Pasqua dell'AIL, realizzata grazie all'impegno di migliaia di volontari. Con lo slogan "Diamo vita alla ricerca" sarà possibile acquistare un uovo al prezzo di 12 euro in 4.000 piazze italiane. Bene, a questo punto direi che possiamo dare un'occhiata ad alcuni appuntamenti previsti per oggi a Cremona. Torna l'appuntamento al Cinefilo con i grandi successi del passato: Alain Delon, Renato Salvatori, Claudia Cardinale, Annie Girardot. Sono questi i protagonisti di Rocco e i suoi fratelli, di Luchino Visconti, un capolavoro restaurato grazie al lavoro della Fondazione Cineteca di Bologna. L'avevamo già annunciato la settimana scorsa, in realtà è stato spostato di una settimana, infatti lo si potrà vedere oggi, doppia proiezione alle 16 e alle 21 appunto al Cinefilo, nell'ambito di questa rassegna dedicata ai capolavori restaurati in collaborazione con il FAI Giovani. Un altro appuntamento oggi alle 17 presso la sala conferenze della Biblioteca Statale. Lo scrittore Gabriele Nissim presenterà il suo libro Lettera a Hitler. L'incontro avviene in occasione della giornata europea dei giusti, che si propone di commemorare coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l'umanità. E poi, ultimo appuntamento che volevo segnalare, è invece per la musica. A Cremona la musica non manca mai ed è il consueto appuntamento con il concerto del mercoledì sera al Chocobeck in piazza Stradivari. Alle 21:30 ospiterà il concerto dei Lush Life.
E allora, cosa dici? Andiamo a vedere se è pronto il nostro collegamento con Cremona oggi, ancora qualche istante. Allora diamo uno sguardo a quella che sarà la programmazione della nostra emittente. Cremona 1, come tutti i mercoledì, prima serata, in diretta alle 21, proporrà un nuovo appuntamento con Pronto Dottore, la trasmissione condotta da Federica Bandirali. E come sempre, per raccontarvi quali sono i temi della puntata, vi proponiamo un breve servizio. Vediamo. Spesso le malattie renali hanno un decorso insidioso perché asintomatiche fino a una fase avanzata di insufficienza renale. Tra i sintomi precoci vi sono le alterazioni dell'esame delle urine e l'ipertensione arteriosa. Rappresentano uno dei maggiori problemi di salute nel mondo occidentale. La loro prevalenza, infatti, è in continuo aumento. In Italia una persona su 10 soffre di disturbi ai reni. Tra le motivazioni principali c'è l'allungamento della vita media e quella anche dell'aspettativa di vita. Altro motivo di rilievo è poi rappresentato dal miglioramento della sopravvivenza dei soggetti affetti da malattie metaboliche come il diabete e cardiovascolari. Le nefropatie croniche poi si associano a numerose complicanze dello stato di salute, soprattutto di tipo cardiovascolare, e a elevati costi sanitari e sociali. Questa sera, ospite in studio a Pronto Dottore, sarà la dottoressa Laura Cosmai, dell'unità operativa di nefrologia, che ci parlerà dei reni, della salute dei reni e delle patologie che possono affliggerli. Ma ci parlerà anche dell'Open Day dell'unità operativa di nefrologia, che ci sarà domani all'ospedale di Cremona. Per intervenire 0372 8056 oppure prontodottore@cremona1.it. L'appuntamento con la salute, come ogni mercoledì sera in diretta, è con Pronto Dottore. E allora Pronto Dottore questa sera con Federica Bandirali, ma adesso anticipato ci colleghiamo subito con Cremona Oggi per sentire le ultime notizie dal sito appunto cremonaoggi.it. Vedo collegata Laura Bosio, ciao Laura. Ciao, ciao, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo perfettamente. Allora, vi preannuncio che si è appena conclusa davanti al gruppo Letizia Platè l'udienza preliminare del procedimento che vede Don Insoli accusato di 8 episodi di violenza sessuale che avrebbe commesso abusando della sua autorità nei confronti di minorenni. L'udienza è stata immediatamente rinviata all'11 maggio prossimo, quando l'avvocato Maria Laura Brunelleschi si costituirà parte civile per le due vittime per chiedere il risarcimento dei danni. Molto probabilmente per l'imputato verrà richiesto il rito abbreviato. Ma passando a Cremona e al centro storico della città, ci sono diverse notizie in questi giorni. Innanzitutto parliamo di negozi, perché proprio in questi giorni abbiamo avuto nuove aperture di nuovi esercizi commerciali, come ad esempio sotto la Galleria 25 Aprile la catena Cheap House, che ha inaugurato proprio sabato pomeriggio. Novità anche in Corso Campi, dove ha aperto un nuovo negozio di abbigliamento giovanile, London Look, e in Corso Mazzini, dove a poca distanza l'uno dall'altro si sono rialzate le saracinesche per Over, cioè una catena di abbigliamento maschili per taglie forti, e anche un negozio di vestiti e accessori low cost. Ma restando in centro storico, parliamo anche di proteste, perché sta montando proprio in questi giorni da parte dei commercianti del centro una vera e propria alzata di scudi contro il nuovo piano della viabilità della sosta dovuto dall'amministrazione comunale. Una bocciatura su tutta la linea arriva dalle botteghe del centro, come ha dichiarato il presidente Eugenio Marchesi. Secondo lui, in un anno il commercio cremonese rischia di perdere ben 60.000 accessi. Questo perché la viabilità del centro storico attualmente è complessa e difficile da comprendere per il cittadino e soprattutto penalizza i lavoratori. Secondo Marchesi questo sistema è una zavorra pesantissima che frena il ritorno alla crescita della città, tanto che la ripresa nei consumi non si è avvertita nemmeno in periodo di saldi. Grazie Laura, buon lavoro a te e ai tuoi colleghi di Cremona Oggi, buon lavoro allora a tutti i colleghi del sito cremonaoggi.it che ci consentono di avere questi aggiornamenti appunto sulla vita di Cremona e province. E adesso subito il primo ospite che saluto e ringrazio, Davide Vitali. Buongiorno. 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 Allora, Davide Vitali, farmacista, impegnato in una storica farmacia di Crema, sì. Ci consente la sua presenza di addentrarci in un argomento che insomma sicuramente è curioso, che ci consente di toccare poi vari aspetti, quello legato all'utilizzo terapeutico della cannabis, quindi di questo principio attivo che da tempo si sa può in qualche modo essere di grande aiuto per la cura e soprattutto per la terapia del dolore, ma che nel corso degli anni insomma in Italia ha trovato vari ostacoli. Adesso c'è
una grande apertura, insomma, già da qualche tempo da parte del governo e anche della Regione Lombardia. Infatti c'è stato un vero e proprio via libera ufficiale per la cannabis terapeutica anche da parte della Regione Lombardia. Il Pirellone nel provvedimento recepisce un decreto del Ministero della Salute del 2015 con il quale vengono individuati 5 tipi di patologie per le quali i farmaci con i principi attivi della marijuana possono essere usati dai medici. Poi bisogna vedere quali vengono rimborsati e quali no, e questo è anche un altro dei punti, insomma, un po' particolari. Allora, c'è un'eccellenza appunto a Crema, che è la farmacia Bruttomesso, che è una delle poche in Italia che riesce a realizzare, grazie a questo principio attivo, dei veri e propri farmaci. È così, dottor Vitali? Esatto, effettivamente l'utilizzo terapeutico della cannabis molto probabilmente antecede quello che sono tutti gli usi che sono stati poi menzionati in seguito, problemi etnobotanici a problemi alimentari, questioni che ad oggi ne stanno facendo sicuramente ridondanza, ma che sono venuti a seguito di studi che sicuramente, come si può dire, l'hanno portata a essere inserita in settori al di là di quello del terapeutico, che è sempre stato il suo principale. Noi abbiamo avuto la possibilità di sviluppare questo percorso perché, lavorando in collaborazione con l'Università di Pavia, avevamo preventivato la necessità di dare al medico delle informazioni su quello che è un farmaco vero e proprio, cioè sulla sua concentrazione all'interno di un prodotto estratto, per formulazioni orali che andassero ad agevolare la somministrazione in pazienti affetti da SLA, Parkinson, pediatrici con presumibili difficoltà di deglutizione. In quest'ottica non eravamo gli unici fino a metà 2015, dove c'erano all'incirca 180 farmacie in tutta Italia che potevano produrre farmaci a base di cannabis, che andavano da quella che è la classica cartina che viene utilizzata come infuso per fare una specie di tè, chiamiamolo in modo comprensibile, che in realtà si chiama decotto, e successivamente sono arrivate formulazioni tecnologicamente più avanzate, che sono delle capsule, sempre da assumere mediante decozione. E il prodotto che tecnologicamente richiedeva più accorgimenti e sicuramente collaborazioni con laboratori esterni era l'estrazione oleosa. Estrazione oleosa fondamentale perché il principio attivo non si presta ad altri tipi di estrazioni e doveva essere un tipo di estrazione commestibile, per il semplice fatto che solventi organici sarebbero, certo, poi stati tossici per il paziente. E qui entra la sua, diciamo, specializzazione. Qui siamo arrivati noi, perché io come chimico farmaceutico e lavorando con tossicologia forense di Pavia avevamo pensato di dare, come dicevo prima, le informazioni più utili possibili per la somministrazione al paziente del farmaco, perché un conto è dire tot milligrammi, tot grammi di cannabis, che poi potesse essere l'infiorescenza, come nel caso del farmaco o di altre parti della pianta, ma quanto principio attivo è contenuto? Il Ministero ne indica come stupefacente, quindi che ha effetto psicotropo, solo uno, che è il THC. E a seguito dell'aumento delle varianti importate in Italia dall'Olanda è stato costretto ad abbassare i limiti per definire una sostanza stupefacente. Dallo 0,5 siamo passati allo 0,3. A seguito di questo, quanto farmaco effettivamente viene somministrato al paziente? Perché poi i principi attivi sono due: tetraidrocannabinolo, che è lo stupefacente, e il cannabidiolo, che è fondamentale, di primaria importanza, per problematiche che sono state le prime prese in considerazione, come la SLA e l'epilessia. In effetti il primo farmaco immesso in Italia è stato commissionato da un'azienda non olandese, canadese, da un'azienda canadese del 2005, prodotto da un'azienda inglese a fine 2013 ed immesso poi sul territorio nazionale. A seguito di questo il Ministero è stato costretto a permettere una rielaborazione di altri tipi di piante di infiorescenze dalle farmacie. Sicuramente non c'è ancora una legislazione completa, alcune regioni si sono uniformate a un rimborso a carico del paziente. Non è la patologia a essere rimborsabile, ma è la regione che rimborsa il paziente, che ne necessita a prescindere dalla patologia. Ecco, ci sono appunto varie regioni, credo siano 7-8, e adesso appunto, esatto, da qualche tempo, da qualche mese, c'è anche la Lombardia. Questo è un passo avanti? No, la Lombardia si sta adeguando
a inserire la cannabis nel percorso terapeutico. Però ma assolutamente non c'è il farmaco è detraibile. Il farmaco è detraibile, rientra nelle spese sanitarie annue, ma non è rimborsabile. Allora, intanto voglio precisare che appunto il dottor Vitali, chimico farmaceutico alla farmacia Bruttomesso di Crema, è docente anche contratto alla facoltà di farmacia di Pavia, dove si è laureato, e appunto all'interno di questa farmacia diciamo c'è questa analisi tossicologica, ma è vero che è una delle poche farmacie in Italia? Noi abbiamo la legge, il decreto legge è stato pubblicato il 30 novembre con emissione, con attivazione il 15 di dicembre. Hanno anteceduto i tempi canonici che sono di 30 giorni, ne hanno fatto solo di 15 perché c'era una necessità di premere. Esatto. Richiedeva a seguito di ogni processo estrattivo un'analisi con uno strumento, si chiama HPLC-MS, è un metodo di separazione per affinità, giusto per capirci, che andasse a quantificare quanto farmaco ho per ml di, per ml di liquido. Allora noi già a inizio 2015 avevamo fatto questo percorso. Quindi vi eravate attrezzati, eravate pronti. Noi l'avevamo già fatto e a ogni estrazione lo facevamo in modo da poter dare delle informazioni al medico. Perché era troppo lacunosa la legge. Quindi, a prescindere da che lo dicesse la legge o meno, era buon senso fare questa cosa. Avendo fatto questo percorso, il ministero, tra virgolette, si è adeguato a quello che noi già facevamo. Ma e quindi in tutta Italia quante farmacie? Prima c'erano 187 farmacie. Che facevano queste forme, siamo rimasti da soli. Da soli? Rimasti da soli e da novembre siamo in tre realtà in tutta Italia. Tre realtà in tutta Italia, quindi tutti, diciamo, i farmaci, tra virgolette, a base... Non tutti, solo la forma oleosa, solo la forma liquida. Le altre forme possono essere fatte anche dalle altre farmacie, quindi, perché non richiedono un'analisi aggiuntiva. Tutti i farmaci a base di cannabis in forma oleosa partono da queste tre farmacie. Esatto. E una di queste tre, appunto, è ed effettivamente questo ha creato disagio, perché... È stata una regolamentazione corretta, di buon senso, ma ha creato disagio perché tanti pazienti erano già in terapia. Quindi questi pazienti si sono trovati senza terapia e il passaggio ad una forma orale solida non è la stessa cosa. Perché in certe patologie non è adatta la forma solida. Il Parkinson o il bambino, la forma solida non riesce a deglutire. Quindi c'è un via vai dalla vostra farmacia per tutta Italia. I centri ci hanno contattato direttamente, gli ospedali hanno fatto una ricerca e ci hanno contattato per sapere se potevamo farci carico anche dei pazienti che prima erano smistati sul territorio. Certo. Quindi insomma in queste ultime settimane ci siamo fatti carico, che tradotto è aumentato il carico di lavoro. Però devo essere sincero, da una parte c'è l'orgoglio di aver fatto questo passo. I pazienti però non sono pazienti facili, nel senso che sono pazienti oncologici che utilizzano la cannabis a scopo di supporto della terapia oncologica. Cosa molto importante, il dottor Eric Simpson è stato l'oncologo che ha portato anche lui a conoscere questo tipo di prodotto a scopo antitumorale. Non deve essere vista come una cura simil Dibella, che effettivamente è regolamentata dalla legge 94-98, che è la Dibella, come farmaco antitumorale. Non ci sono sufficienti studi, perlomeno diciamo che non ne sono ancora stati fatti seriamente sullo scopo antitumorale. In realtà si sposa molto bene per quella che può essere l'epilessia, la sclerosi laterale, ernie non operabili, lombosciatalgie, sintomatologie post-terpetiche, anoressia sia nervosa sia iatrogena, cioè indotta da farmaci chemioterapici, o comunque dolore cronico o acuzie, nel senso dolore acuto che può essere dal mal di testa a nevralgie varie derivanti dal sistema nervoso o centrale o periferico. Quindi su queste patologie, nelle quattro varianti che ad oggi possiamo attingere e riformulare, perché cosa molto importante che il paziente deve capire, non abbiamo mai il farmaco pronto, noi abbiamo sempre la sostanza da lavorare, da quella noi otteniamo il farmaco, per cui il passaggio è obbligatorio presso qualunque medico la può prescrivere. Ma cosa altrettanto importante, ogni professione conosce i propri strumenti di lavoro. Non tutti i medici conoscono questo strumento di lavoro, perché come tutti i farmaci ha un suo assorbimento, distribuzione e eliminazione.
bisogna conoscere la tipologia di farmaco. Ecco, ma la sostanza da dove arriva? Dall'Olanda ancora? Allora, ad ma oggi non è stato autorizzato l'Istituto Farmaceutico Militare? È stato autorizzato, c'è un progetto pilota che durerà per due anni. Esatto, il professor Grassi è stato incaricato dello sviluppo, che è un ricercatore di Rovigo che si è sempre preso carico dell'utilizzo della canapa a 360 gradi, quindi non solo lo scopo farmaceutico. È stato incaricato di sviluppare la canapa per l'ufficio militare. Il discorso è che il progetto pilota non è ancora stato concluso. Ad oggi sono state prodotte una variante mezza, diciamo così. Una è finita, che è sovrapponibile alla tipologia Bedrocan presente in Olanda, che è quella a contenuto di sostanza psicotropa più alta. Un'altra variante, che è sovrapponibile al farmaco immesso in commercio per la SLA, dovrà essere pronta a giugno-luglio. E la cosa che è stata detta, sono sovrapponibili come tipologia di infiorescenza, quindi come qualità di farmaco. I costi dovrebbero essere circa un terzo. Questo è molto importante perché ad oggi il grammo di cannabis arriva all'incirca sui 35-38 euro. Quello che pagate voi dall'Olanda, quindi. Esatto. E l'unica azienda autorizzata alla distribuzione in tutta Europa è questa azienda che si chiama Bedrocan ed è olandese, la quale non riesce più nemmeno a supplire alle esigenze, certo, per esempio, certo. C'è anche il mercato interno, che da loro è sempre stato molto abbondante. Allora, prima abbiamo citato alcune delle patologie. Se ho letto che secondo gli esperti dovrebbero essere un migliaio i pazienti in Lombardia sugli 80.000 che hanno dolore cronico, insomma, può essere? Allora, può essere, potrebbero essere anche di più, soltanto Pisa, il professore di Pisa più importante, dice che potrebbe arrivare fino a 3.000 pazienti. Quindi la Lombardia di pazienti che potrebbero utilizzare questo farmaco al posto anche di altri farmaci come antidolorifici, ce ne possono essere. Sicuramente, se proprio devo esprimere il mio parere, tutta questa mediaticità sulla liberalizzazione non gioca per niente infatti a favore. Ho letto che lei ha detto, cioè dice, tutte queste campagne per la legalizzazione non aiutano, perché? No, per il semplice fatto che allora la sostanza ha insito in sé un potere terapeutico che poi possa essere usata per altri scopi che vanno dall'alimentare, come vedrete poi, a quello ludico e di altri motivi, è ininfluente sullo scopo terapeutico. Cioè, teniamo conto, la cocaina, che tutti conosciamo come sostanza euforizzante, quindi stupefacente, da questa sono state prese una porzione che si chiama anestesiofora, da cui sono nati tutti gli anestetici locali. Della porzione stupefacente non c'è più interessato. Certo. Rimane una sostanza stupefacente legislativamente. Legislativamente rientrano come stupefacenti molte sostanze, anche la morfina, che in realtà ha un potere narcotico, quindi assopisce, ed è utilizzata tendenzialmente dopo quando vengono meno le sostanze psicotrope, stupefacenti. Allora, la morfina ad oggi in terapia, se uno la va a menzionare, pensa alla morfina, ai cerotti, alla terapia del dolore, non pensa all'oppio. Quindi è già passato questo periodo storico in cui riferiamo certi farmaci allo scopo ludico. Per quanto riguarda la cannabis, ancora, insomma, c'è questa non c'entra tendenza assolutamente ad abbinare l'effetto terapeutico all'effetto... Allora, io mi chiedo sempre, era un mio pensiero mentre si svolgono certi lavori o si viene a contatto di certi pazienti. Se quelle persone, politici o non politici, che pubblicizzano la liberalizzazione e la legalizzazione, farebbero la stessa cosa avendo davanti un marito, una moglie, un figlio con epilettici, con un tumore, con la SLA. Nel momento in cui tu sai che il tuo propendere verso la liberalizzazione vieta o impedisce o rallenta il farmaco al tuo parente, però ci è si questo pensa bene. Allora, fermo restando che mi pare di capire che lei è contrario alla legalizzazione. Non è che sono contrario, è che la legalizzazione impedisce lo sviluppo del farmaco. Ecco, ma perché perché una legalizzazione impedirebbe o rallenterebbe lo sviluppo del farmaco? Perché si stanno mettendo le due cose sullo stesso piano. Allora, le due cose vanno gestite in separata sede. Noi dobbiamo sviluppare un farmaco. Ad oggi sviluppare il farmaco sta portando avanti purtroppo lo stesso discorso ludico. Ogni volta che viene menzionata la cannabis a scopo terapeutico si parla della liberalizzazione. Cosa c'entra? Non c'entra niente le due cose. Cioè, che possa essere considerata una droga leggera, vero che non dà dipendenza, vero che la suefazione che il farmaco va a dare è principalmente nei confronti dell'aspetto ludico. Quindi
di quell'aspetto euforizzante, mentre la assuefazione per la proprietà terapeutica è molto molto lenta. Assuefazione intendo l'abitudine del soggetto al farmaco. Quindi insomma affiancare. Non c'entrano niente le due cose, certo. Cioè poi ad oggi la legge è molto difficile, per noi è stato molto molto difficile muoverci in una legislazione non ben definita. Certo, vi siete mossi anche magari rischiando, andando magari, sicuramente. Meno male che è stato depenalizzato recentemente. No? Noi allora lavorando poi con un istituto di Stato è sempre stato tutto... alla luce del sole, certo. Nel senso che con tossicologia forense chi più di loro maneggia sostanze stupefacenti, certo, quotidianamente. Però il discorso è che se io mi devo muovere, io che sono un dottore, io che faccio farmaci, mi devo muovere in un territorio dove mi si può ritorcere contro. Certo. Abbiamo veramente pochi istanti, quindi qualche domanda. Allora, a cominciare da quello legato ai costi. Prima abbiamo accennato, non è rimborsato. Che costi ruotano attorno a questi prodotti? Allora, mediamente la formulazione orale sono 50 ml, per paziente è troppo difficile lavorare meno di 50 ml, non avremmo la buona produzione, sono 1000 gocce, le 1000 gocce sono in funzione alla posologia del paziente, un paziente medio 20 gocce al giorno è un ml, quindi quei 50 ml durano 50 giorni. Perché 50 giorni quanto spende? 50 giorni si va dalle 170 alle 200 euro. Nel prezzo non è inclusa l'analisi, l'analisi ad oggi, cosa che sì il Ministero richiede, ma è tutto un costo, costa 130 euro ad analisi. Quello che noi riusciamo a fare è mettere insieme i pazienti che hanno il farmaco con la stessa concentrazione e andare a distribuire il costo dell'analisi su tutti questi pazienti. Ecco, ma da medico, da farmacista, da chimico, se così dovesse esprimere, comunque meglio questo tipo di terapia, questo tipo di sostanza rispetto a tante altre magari artificiali? Sicuramente sì, se noi soltanto prendiamo in considerazione i FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei, come minimo... Diffusissimi. Esatto, che si utilizzano per tutto, per carità efficaci, ma come minimo un'irritazione gastrica la possono provocare. Farmaci di questo tipo come effetto secondario, quello che ha un contenuto di sostanza psicotropa più alto, al massimo potrebbe dare un po' di giramenti di testa, un pochino di nausea, che regredisce alla sospensione del farmaco o adeguamento del dosaggio. Senta, comunque, allora, a Crema c'è questa farmacia che riceve cannabis dall'Olanda, che spedisce farmaci a base di cannabis in tutta Italia. Insomma, un po' di curiosità attorno al vostro lavoro c'è? Beh, sicuramente. Poi ad oggi... Qualche domanda dopo, sono entrati. Dopo questo periodo dove effettivamente siamo stati un po' nominati, arrivano pazienti veri, critici, arrivano situazioni... E cioè, comiche, e cioè? E arrivano persone che pensano che la spacciamo legalmente, quindi onestamente c'è un po' di gestione del lavoro in questi giorni. Vabbè, qua, certo, ecco. Poi su Cremona, devo essere sincero, abbiamo avuto tante telefonate e ad oggi c'è mancanza anche di terapeuti. Perché purtroppo tutti quelli che si rivolgono a noi sono costretto, lasciando stare poi i centri di Bolzano, Liguria, vi dicendo, ma i centri più vicini su cui posso far appoggiare i pazienti vanno da Milano a Pavia. Più vicino non c'è niente. Cioè lei dice, quindi traduco se non ho capito male, che i medici di Cremona non prescrivono questo tipo di cura. No, perché allora c'è da dire una cosa. Fino una cosa ideologica. Una parte può essere quella, sicuramente stessa difficoltà che hanno avuto loro l'abbiamo avuta noi, è muoversi in un campo minato. La legge che è stata pubblicata il 15 dicembre è andata a legiferare in modo più chiaro come potersi muovere anche per il medico. Qualunque medico, dal medico di famiglia allo specialista, può prescriverla. Il ministero ha dato delle indicazioni su quale variante può essere utilizzata per ogni patologia. E ha dato anche una serie di quindi bisogna rispettare, modulistica insomma, da compilare per poter fare una prescrizione corretta. Ci si è messo un po' di burocrazia, insomma, perché... Però poi adesso in Italia... ci ha aiutato e ha dato delle indicazioni. Quindi più lei facile, dice, insomma, lavorare. Cari medici, anche a Cremona vedete di prescrivere, perché insomma... Noi siamo a disposizione per collaborare come abbiamo fatto con le altre strutture. Oh, allora questo è un argomento veramente molto vasto, molto ampio, e tanto è vero che rimaniamo in questo ambito, anche se, voglio dire, solo in parte, perché continuiamo a parlare di canapa, ma... per un utilizzo completamente diverso, cioè un utilizzo direi alimentare, anche perché poi la storia della canapa in realtà è molto antica, la fibra di canapa è stata usata veramente per tantissimi utilizzi, era molto utilizzata anche un po' in tutte le regioni, coltivata per usi industriali, in Emilia, in Campania,
per la produzione di semente in Piemonte e poi vabbè, insomma, è arrivato il proibizionismo nella metà del secolo scorso, le cose poi sono cambiate. Io ringrazio il dottor Davide Vitali della farmacia Brutto Messo e docente a contratto della facoltà di farmacia dell'Università di Pavia, grazie e naturalmente buon lavoro. E cambiamo allora, dicevo argomento, rimanendo comunque in argomento, passiamo dall'altra parte del nostro salotto, perché continuiamo a parlare di canapa, vedete già qui alcuni prodotti, utilizzata invece in ambito alimentare. Buongiorno ad Andrea Schiavi. Buongiorno. E allora, dall'olio, diciamo, terapeutico per patologie gravi. Molto molto gravi, invece all'olio per condire la pasta alimentare, vedete un po' la canapa, insomma, quindi veramente mille usi. Allora, esatto. C'è questa prima coltivazione nel comune di Villanova. Perfetto. Prima coltivazione che avete avviato qualche tempo fa e che ha già dato, credo, alcuni frutti. Perché, esatto, Schiavi, avete pensato di avviare questa coltivazione? Ma innanzitutto perché io sono sempre stato interessato appunto a questa pianta, appunto per i vari impieghi che può avere. Mm-hmm. E quindi, andando poi a cercare un qualcosa di diverso sulla coltivazione, quindi nel terreno, perché momenti difficili per quanto riguarda gli agricoltori, certo, si è pensato appunto di andare sulla canapa, trovando appunto un buon riscontro anche nel quotidiano, insomma. Insomma, comunque, quando si parla di canapa, già lo accennavamo prima, insomma, entrano poi limiti di ordine ideologico, ci sono situazioni così un po' stereotipate, no? Alla canna. Sì, esattamente, esattamente. E allora, quindi, voi avete dovuto mediare un po' questo. Ma dico, in questo caso, allora, non è stato difficile, perché poi di fatto nella coltivazione non sono accadute appunto fatti spiacevoli e incresciosi. Beh, però la coltivazione è stata controllata dai carabinieri. Esattamente. Sì, ma questo perché comunque avviene una comunicazione, sì, in precoltivazione, sì, dove appunto bisogna avvertire le caserme e gli ufficiali preposti. Certo. Anche perché, giustamente, insomma, appunto per evitare vie vai strani, che non avrebbero tra l'altro senso, perché in questo caso la canapa ha un contenuto di THC bassissimo. C'è un tipo di canapa particolare. Esattamente, che è canapa sativa, è giusto per alimenti e quindi viene impiegata principalmente nel settore alimentare, dalle farine, quindi per i semi, eccetera, all'infiorescenza, dove appunto è presente una percentuale di THC, ma comunque effettivamente molto bassa, minima, lo 0,2. Avete adesso aperto anche un punto vendita a Busseto? A Busseto Parma. E che, sì, cosa vendete? Questi sono alcuni dei prodotti? Sono alcuni, esatto, dei, cioè, nostri ci prodotti. Ci fa vedere qualcosa? Sì, abbiamo... Cosa, c'è una torta? Esattamente, abbiamo la classica crostata. Ah, quindi la farina? Insomma, esattamente, esattamente, primariamente la farina, quindi dalla farina ovviamente è possibile fare tutto, dalla pasta ai biscotti, alle crostate, appunto alle paste fresche. Poi laggiù vediamo l'olio. Abbiamo dell'olio estratto a freddo dai semi, quindi da semi di canapa. Abbiamo appunto l'infiorescenza che viene utilizzata per i decotti e per le tisanerie. Sì. A chi invece magari il sapore risulta poco gradevole, è stato pensato di fare una capsula appunto che può essere ingerita, in questo caso assumendo appunto i vari principi. Ecco, ma parliamo un po' appunto di questi principi, nel senso che uno perché dovrebbe poi mangiare tutti questi prodotti a base di canapa? Innanzitutto perché a livello fisico è un integratore eccezionale, un integratore alimentare fantastico appunto e naturale. E appunto in questo caso con la capsula, anche avendo fastidi al sapore, saltiamo e quindi ingeriamo direttamente. Ecco, tra l'altro appunto lei fa parte di un'associazione, sì, che è stata creata, sì, anche a Piacenza, che si chiama Canapiace. Esatto, Canapiace. Stiamo appunto lavorando nel Piacentino, cercando di promuovere nel miglior modo possibile la canapa italiana e la lavorazione della canapa italiana, perché ad oggi effettivamente gli olandesi la fanno da padrone.
Sì, ma un po' in tutto il resto del mondo ed Europa, insomma, si è sempre lavorato attorno alla canapa. Noi in Italia purtroppo, come detto prima, con il proibizionismo c'è stato un blocco. Sì, perché era diffusissima la coltivazione. Assolutamente sì, eravamo i primi appunto nel mondo, e la zona tra l'altro dell'Emilia, certo, era una delle migliori sia come qualità e sia come quantitativo. Adesso a Torino esiste Ascio Canapa, che è una filiera completa, quindi loro lavorano appunto dalla pianta nella sua completezza. Qui a Piacenza si sta cercando, e non solo a Piacenza, in altre varie regioni d'Italia fortunatamente, si sta cercando di ricreare appunto delle filiere dove poter lavorare e produrre questi prodotti che poi possono essere messi in commercio. Ecco, messi in commercio, ma non i fiori, leggevo, cioè i fiori ancora non sono autorizzati. Ecco, i fiori essiccati. Il fiore essiccato, appunto, quello che vedete là, è commercializzato da Ascio Canapa, ma viene confezionato all'estero. Un limite che si inventano. Esattamente. Anche qui sono dei buchi legislativi, un po', insomma. E quindi il nostro fiore viene portato fuori dall'Italia, confezionato là e poi ritorna. E ritorna in Italia per essere venduto. Anche in questo caso la burocrazia ci mette lo zampino. Direi proprio di sì. C'è curiosità al di là di quella dei carabinieri attorno alla sua coltivazione? Sì, c'è curiosità, e sinceramente sto riscontrando un buon interesse anche appunto in negozio, proprio sui prodotti alla vendita e al dettaglio. Insomma, si riscopre. E quindi allora mi fa molto piacere questa cosa, appunto, perché sinceramente, sai, credevo meno, invece sto vedendo che difficoltà della coltivazione, così qualche curiosità. Guardi, qui vediamo tra l'altro degli splendidi, abbiamo visto nelle immagini anche prima degli splendidi campi. Ma guardi, devo dire che difficoltà fortunatamente ce ne sono poche, a differenza di altri prodotti che vengono messi nel terreno. Ci permette questa di innanzitutto di non usare antiparassitari, perché è già un antiparassitario naturale, quindi già questo, quindi già comunque tendenzialmente al naturale o biologico, quindi già questo è buono. E difficoltà, devo dire che nel mio caso specifico l'anno scorso, avendo coltivato in seconda battuta, quindi ho coltivato a giugno per intenderci, ho dovuto irrigare un po' di più effettivamente la coltivazione, anche a causa del caldo, un po', diciamo così. Diciamo che non è l'unica coltivazione che ha sofferto della siccità. Esatto, l'anno scorso il caldo un po' terribile. Ecco, ma salvo questa cosa, no, insomma, non ci sono difficoltà particolari. E anzi, deve arrivare a quanto? A un metro? Ma diciamo che per una lavorazione ottimale sarebbe 1,60 m, 1,70 m, insomma. Poi se va più in alto c'è qualche difficoltà, ecco. Comunque qualcuno si è avvicinato per prenderne un po'? Ma diciamo che qualcuno è venuto a vedere. Poi una volta che si era informato ha pensato di lasciarlo in campo. Non era il caso. Anche se devo dire che quest'estate abbiamo avuto nella zona di Castell'Arquato, dove appunto i miei colleghi di Canapiace avevano altre coltivazioni, anche noi in campo ragazzi con problematiche particolari recati appunto nel campo direttamente a prendere le infiorescenze per poi a casa farsi tisane o decotti o questo tipo di cose. Anche lei è così un po' perplesso sull'eventuale legalizzazione, invece sarebbe favorevole? No, vedi, allora sono per cose per tutto l'utilizzo, ecco, sono cose, come diceva il dottore, appunto da non mettere assieme, insomma, non va bene una per l'altra, che confondono, ecco. Insomma, sì, una cosa è l'utilizzo della canapa a livello terapeutico, a livello alimentare, altra cosa poi è l'utilizzo. Diciamo invece che questo appunto potrebbe già rientrare in un utilizzo più ludico già della pianta. Certo. Ecco. Poi quello che potrà essere lo sviluppo dell'utilizzo invece come stupefacente, insomma, quello poi ci porta su altri livelli e altre sicuramente importantissimo, ma appunto non è questo l'ambito. Altro argomento. Andrea Schiavi, grazie e bocca al lupo per la sua coltivazione di canapa allora a Villanova. Grazie a voi. Ci fermiamo per qualche istante, ci vediamo tra poco. Eccoci di nuovo in studio, cambiamo argomento. Poco fa parlavamo di canapa, adesso invece assolutamente senza canapa ci tuffiamo nelle acque più profonde, perché parliamo di corsi
per subacquei, e lo facciamo con un istruttore con una grande esperienza che vi presento subito, Stefano Astori, che ci ha raggiunto da Crema, dove da tempo svolge questa attività, per parlare in particolare di corsi SDI TDI, che sono corsi particolari che hanno ottenuto, diciamo, una certificazione che viene riconosciuta a livello mondiale. A livello mondiale, buongiorno. Sì, SDI TDI è una delle prime didattiche a livello mondiale nell'ambito subacqueo, è riconosciuta in ogni parte del mondo. Abbiamo centri, quindi ogni stato ha un regional manager che coordina poi tutti gli istruttori. Noi nel particolare siamo il primo centro formazioni istruttori, quindi l'istruttore dell'istruttore della SDI e TDI. Ecco, quindi attenzione, questo a sottolineare, istruttori di istruttori subacquei, quindi insomma grande eccellenza. Lei quando parla di e dice noi, a che cosa intende, a cosa si riferisce? Noi, perché ovviamente non è che lavoro da solo, ho anche dei collaboratori fortunatamente che sono degli assistenti certificati che ci aiutano pian piano a formare sia l'istruttore dal punto di vista professionale, ma anche l'allievo a partire dai bambini dai 10 anni e quant'altro, che mettiamo più sul gioco. Ma anche in quel caso si parla di corsi con questo tipo di certificazione? Sicuramente sì, per forza. Per forza. Qual è la differenza con i corsi non certificati? Diciamo che non è che non certificati, diciamo che noi abbiamo una certificazione diretta, non siamo una di quelle didattiche che per essere riconosciuta al mondo si deve appoggiare a un'altra, chiamiamola filiale, succursale, un'altra didattica. Quindi diciamo che sono le prime 3-4 a livello mondiale che appunto hanno questa certificazione diretta, quindi si fa l'esame di teoria, si fa la pratica in piscina, si fa tutto quello che si svolge, si fa soprattutto anche pratica al mare, gli esami, e una volta conseguito il brevetto, questo brevetto lei può andare in Mar Rosso, alle Maldive, al promontorio di Portofino, che è un bellissimo parco, non dimentichiamoci certo. La Liguria o la Sardegna o la Sicilia, e questo ci permette di effettuare le immersioni sempre in compagnia e sempre guidati da un professionista. Perché naturalmente ci sono vari livelli, no? Sicuramente. Di questi brevetti, cioè il primo livello cosa consente di fare? Allora, tralasciando i bambini che sono open, sì. Junior, praticamente il primo livello è l'open, che parte dai 18 metri come profondità, poi passiamo all'advance che sono i 30, poi abbiamo delle specialità e quant'altro. Poi non è un terreno, è un oceano, è un oceano di possibilità di incastri, si passa dalla fotografia subacquea ai corsi per la tutela ambientale, cosa che noi cerchiamo di fare a volte anche all'interno delle scuole di primo grado. Nonostante non siano zone di mare, le nostre in realtà so che c'è molto interesse attorno a questi corsi. Molto. Sembrerebbe veramente un bacino contrario, sembra quasi la parte opposta che al mare. No, ci sono veramente dei grandi numeri. Posso dire che una didattica a livello mondiale rilascia all'incirca, una didattica, quindi diverse scuole, ok, circa 1.200.000 brevetti all'anno. Tutto questo ci consente di andare a scoprire il meraviglioso mondo subacqueo, insomma, abitando poi in Italia, circondati dal mare, è veramente un peccato non avere la possibilità. Sicuramente di andare a scoprire tutto quello che pensiamo a quante volte possiamo camminare in una campagna, in una montagna, io parlo d'alpino, e godermi il paesaggio. E godermi il paesaggio, però dal punto di vista di natura, lo scoiattolo, eccetera, non interagiamo, non riusciamo a vederle. Se io vado al promontorio di Portofino, basta che faccia 5 metri di profondità, comincio a vedere. Cioè non ci vogliono capacità lì, al di là della capacità di poter scendere, poi lì uno si trova davanti sicuramente. Un panorama assolutamente. È uno sport familiare anche, nel senso che ho gruppi di amici o famiglie che sia la moglie che il marito che il ragazzino fanno la stessa attività, quindi è uno sport da stare all'aria aperta, interagire con l'ambiente, quindi veramente basta con poco. Ecco, è uno sport che però al quale però bisogna avvicinarsi comunque con attenzione e con competenze, non ci si può improvvisare. No, assolutamente no. È una preparazione che va proprio step to step, ogni lezione è un passo successivo a ogni singola aspetto che si fa sulla lezione precedente, quindi è una piccola difficoltà. Diciamo che la cosa più importante, anche se noi subacquei usiamo il computer per darci le nostre profondità, i nostri dati, ma sicuramente quello che ci dà più importanza è il nostro cervello,
è il nostro computer primario. Bisogna sempre agire quando si va sott'acqua con nella massima sicurezza. Sicurezza e soprattutto mai da soli, sempre in coppia, appunto perché siamo sicuri che almeno in caso di possibilità. Abbiamo visto un'immagine un po' emblematica che non faceva bolle. Esatto, glielo stavo per dire io, perché insomma qualche infarinatura ce l'ho. Il rebreathing, bravissimo. Quindi ci sono tanti tipi di bombole, per esempio, perché veramente è un mondo anche molto complesso, insomma, vari tipi di mute. Ci sono bombole particolari come quelle che abbiamo intravisto poco fa che non fanno bolle. Questo può aiutare, per esempio, nel momento in cui bisogna scattare foto o filmati. Allora, infatti, parecchi, soprattutto chi fa documentari, fa queste spedizioni, per avvicinarsi il più possibile vicino alla grotta, piuttosto che a uno squalo balena, piuttosto che a una manta, proprio io ho amici che sono dei grandi video operatori, inimmaginabile avere la balena proprio a 50 centimetri. Insomma, se fai bolle poi la balena magari rompe un po' le scatole, come sentire un cellulare sott'acqua, penso per loro. Certo. Allora, per chi fosse interessato, voglio ricordare che domenica prossima alle 10 all'aula della piscina di Lodi si parlerà di tecnica subacquea. Di tecnica subacquea. Quello che vogliamo fare è avvicinare, noi la chiamiamo la terra di mezzo. Ci sono dei subacquei che passano dalla parte ricreativa alla parte tecnica, che è un'attrezzatura molto più complessa rispetto a questa, però che non ha conoscenza, paura, eccetera. Allora, così, facciamo una piccola infarinatura. La fortuna che poi ha la piscina di Lodi, questo nuovo impianto, che ha una vasca profonda di 10 metri. Vabbè, certo, quello consente di andare proprio a provare quelle che sono le peculiarità. No, la pressione, discesa, l'attrezzatura, avere un po' appunto qualche giudizio e qualche parametro. Quando ha iniziato lei? Dunque, avevo 13 anni, quindi quasi 40 anni fa. 13 anni, quindi a 13 anni... Insomma... Sì, con le vecchie didattiche, ancora il modello militare, molto schematico, molto, se non facevi determinati tipi di esercizi. L'avvento di queste nuove didattiche hanno permesso... Sono fatti la domanda, ma perché devono essere tutti dei militari? Mm. Non è mica vero. Hanno scremato determinati parametri, hanno tolto dei livelli, li hanno alzati, nel senso più meno conservativi da un certo punto di vista, e hanno permesso a tutti di divertirsi, perché ricordiamoci che è divertimento, è sport, all'aria aperta, cioè non ho bisogno, ripeto, di comprarmi per forza l'attrezzatura per iniziare. Io con 25 euro mi noleggio tutta l'attrezzatura per tutto il giorno. A proposito di attrezzatura, vediamo un po' quella che ci ha portato. Allora, cos'è che abbiamo? Abbiamo praticamente una bombola, in questo caso è una bombola da 10 litri, poi c'è da 5 litri per i bambini e la 15. E che durata consente? Dipende sempre dalla profondità, però possiamo considerare circa un po' la mezz'oretta, anche perché dipende se uno consuma più o meno, se uno ha i polmoni sani, se uno fuma troppo, eccetera. Poi abbiamo gli erogatori con il primario, che è quello che metto in bocca, e poi quello di emergenza, e poi ho una parte che è la parte, diciamo, tecnica di questa parte, dove ho quanta pressione, quanta ho, e il giubbotto per quanto riguarda il carico. Le pinne, poi nell'angolo invece lì, perché facciamo corsi subacquei, ma in quel caso è un defibrillatore didattico, facciamo anche corsi per quanto riguarda il rescue, quindi la sicurezza in acqua, e soprattutto perché è fondamentale. Sì. Anche perché purtroppo ogni tanto abbiamo notizie non belle, quindi ci si distrae a volte. Sì, più che altro è che magari non sono legati proprio a cosa è successo sott'acqua, magari purtroppo come ognuno di noi errori, dimenticanze, distrazioni o l'infarto, qualcosa del genere, quindi sapere se fare le prime insufflazioni in acqua è importante. Le assicuro che non è facile quando c'è il mare, che magari non è dalla nostra parte, quindi è abbastanza mosso, quindi veramente bisogna sempre creare una certa preparazione. E poi naturalmente la muta. Sì, in questo caso abbiamo una bellissima muta da 3 mm per mari tropicali, visto la temperatura che abbiamo fuori direi che è ideale per fare un tuffo nel canale, quindi va bene per quanto riguarda il Mar Rosso, piuttosto che magari anche per fare snorkeling. Dicevo che da noi non ci vuole quella da 3 mm, ma... No. Guardi, io le dico sinceramente, io anche in estate uso la muta stagna. Sarà l'età, sarà che sono diventato freddo, ma però diciamo che basta la 5 mm, poi c'è la semistagna, eccetera, eccetera. Okay. E ovviamente anche ci sono anche dei costi un po' diversi, quindi però per avvicinarsi non c'è. Ovviamente poi tutta la nostra didattica è supportata anche da quello che è la parte della manualistica che ogni allievo ha, quindi anche nel manuale poi vengono rispiegate anche le mute, visto che ne abbiamo appena accennato. E poi abbiamo un computer. Sì, diciamo che
diciamo che è il nostro secondo computer, perché il nostro primo computer sicuramente è quello che ci permette di ragionare, quindi il nostro primo computer è la testa, è il nostro cervello. Poi sicuramente il computer ci dice i tempi, ci dice le profondità, se devo effettuare delle tappe di sicurezza oppure no. Ok, allora c'è molta curiosità attorno a questo argomento e mi chiedono anche se ci vuole un brevetto particolare per la muta stagna. Sì. Ecco, vedi che abbiamo toccato. Allora, io ho visto che lei ha in mano dei fogli, sì, e dei corsi e in uno dei, scusi, sì, se mi permetto, in queste, uh-huh, proprio in questo, c'è tutte le specialità e c'è muta stagna, c'è... E sono tanti, ve le faccio vedere giusto per capire quanti tipi di specialità, qui vedete. Ma, molto questa, semplice. Questa colonna indica tutte le specialità possibili con i vari tipi di mute, i vari tipi di bombole, le varie profondità, presumo. E qui che cosa abbiamo? I nostri corsi. 150 corsi disponibili in SDI, TDI, 200 certificazioni e tra l'altro 22 corsi e-learning. Cioè vuol dire che lei può studiare anche da casa. Ok, perfetto. E quindi sono veramente, ce n'è un po' per tutti i gusti, per tutte le possibilità, presumo anche per tutte le tasche che ci costeranno. ma diciamo che... indicativamente, ma proprio così indicativamente, un corso fatto, l'attrezzatura la dà la scuola, ovviamente, non lo obblighiamo a comprare, possiamo pochissime centinaia di euro. Però ricordiamoci sempre che noi poi andiamo nel mondo per poter fare immersioni, non è un corso fine a sé stante, certo, da stare su una parete. Dobbiamo salutarci, ultima, grazie, battuta, il posto più bello dove sei immerso in Italia? Portofino. Ok, a tutti ero da anche qui. Sì, studio ero tutti d'accordo su Portofino. Ho visto un cartello scritto Portofino, però mi hanno detto suggerisci. Va bene, Stefano, grazie. Astori, grazie, complimenti. Grazie, TDI SDI, con questa didattica è più facile forse, no? Avvicinarsi all'attività subacquea. Ci divertiamo. Bene, ci questo divertiamo. È importante alla fine, anche perché insomma comunque l'impegno poi per ottenere questo brevetto è notevole. Sicuramente. Grazie a Stefano, grazie Astori, a ci dobbiamo fermare per qualche istante e poi rimanete con noi, arrivano altri ospiti. Adesso è un momento relax in ore 12, parliamo di yoga, lo facciamo con Laura Bonomi che sta diventando quasi un ospite fissa della nostra trasmissione, con una rubrica proprio dedicata allo yoga. Benvenuta Laura, oggi hai portato, grazie, con te una tua giovane allieva. Sì, la mia, esatto, giovane allieva Sara. Così potremo vedere così dal vivo, intanto che tu commenterai un po' alcuni momenti. Ecco, oggi volevamo parlare del respiro proprio. Sì. Respirare respiro... siamo capaci tutti più o meno. Questo sconosciuto, direi. Sì. Diciamo che respiriamo, per vivere respiriamo. Per vivere, esatto, hai detto bene, respiriamo. Quindi dietro appunto al concetto del respiro c'è la vita. Il respiro appunto esprime la vita, se pensiamo ci accompagna tutti i giorni, 24 ore al giorno, sempre, senza mai interrompersi, per tutta la vita, da quando nasciamo fino a quando, all'ultimo, ahimè, respiro, esatto, lasciamo questa terra. Il respiro però cambia la modalità a seconda dei momenti, sì, della vita, esatto, a seconda il anche delle motività. Ha proprio questa, no, caratteristica, è intimamente connesso al nostro stato emotivo e psichico, proprio se pensiamo quando siamo agitati, come cambia il nostro respiro, quando siamo in uno stato d'ansia, si fa corto, superficiale, interrotto, si localizza qui in alto sul torace, o come cambia durante gli sforzi, come anche cambia, come mi viene in, certo, mente. Questa è già un'altra caratteristica ed è proprio il discorso della plasticità del respiro. Per quanto riguarda appunto il discorso dell'emotivo, quando anche siamo tranquilli andiamo a capire che c'è tutto un altro tipo di respirazione. La plasticità è un'altra appunto caratteristica, il respiro si adegua a seconda della postura del nostro corpo, quindi come siamo messi, lui trova sempre uno spazio, questa è la sua bella caratteristica, e a seconda anche del movimento che andiamo a compiere. Se facciamo un'attività aerobica, chiaramente vediamo subito che il respiro accelera, diventa, certo, più fisico, ci sostiene, ecco, questa è proprio anche una funzione del respiro. Quello che invece magari molti non sanno o comunque è così un po' ancora nascosto, il fatto che il respiro dovrebbe essere ritmico quando è adeguato, quindi si esprime attraverso proprio una ritmicità incessante di inspiro ed espiro. Quindi noi dovremmo anche un po' porre magari l'attenzione su come, esatto, respiriamo, questo... e non farlo semplicemente involontariamente.
Anche perché, esatto, allontanarsi appunto da questo ritmo, da questa ritmicità va senz'altro a influire negativamente sulla nostra vitalità. Ma in che modo? Si smorza. Ma in che modo lo yoga interviene per aiutare la respirazione? Lo yoga interviene innanzitutto ci fa passare da un tipo di respiro diciamo quotidiano, quindi un po' caotico, possiamo metterla così, a un respiro spontaneo che ha già in sé delle caratteristiche di ordine. Quindi andiamo a portare un po' di ordine nel respiro per arrivare alla nostra mente. Quindi il respiro caotico, chiaramente purtroppo siamo sottoposti a stress quotidiani dove la nostra mente è condizionata dall'esterno e andiamo in questo modo a interagire innanzitutto con prima a portare calma. Quindi andremo a fare... Vogliamo vedere intanto Sara? Ecco, sì, possiamo intanto... allora Sara inizialmente andrà a sedersi a gambe incrociate, rivolta quindi verso di noi, così va bene? Dipende se dobbiamo far vedere la parte della schena oppure allora la postura, ci rivolgiamo ecco, verso la telecamera in favore di camera. Esatto, ci rivolgiamo da questa parte, quindi inizialmente per andare a ripulire un pochettino il nostro respiro in una lezione io faccio fare una cosa che non siamo proprio più abituati a fare e sono i sospiri, quindi anche se ecco, un sospiro proprio è un rilascio spontaneo, un attimino di quelle che sono le somatizzazioni che si localizzano a livello delle spalle, quindi appena appena qualche sospiro proprio per rilasciare inizialmente la respirazione. Poi chiaramente facciamo un pochettino più velocemente, ma avviene un'osservazione del respiro dove la persona in questa posizione, ma che può essere anche una posizione seduta sulla sedia, se la persona sta scomoda possiamo mettere anche un supporto, ci mancherebbe. Lei quindi andrà con le mani sulle ginocchia, in postura eretta, ad osservare quello che in questo momento percepisce della propria respirazione. Essendo quindi un respiro che viene dal quotidiano sarà addirittura poco percepibile e può essere, ma comunque sarà frazionato, poco fluido, avrà delle caratteristiche diciamo non ideali, ma è comunque soltanto un'osservazione iniziale. Può essere che anche la persona percepisca soltanto l'aria che entra ed esce dalle narici. Poi la faccio mettere distesa, quindi sul tappetino con la testa, facciamo la di testa qua. Di qua, sì. Verso di noi, Sara. Esatto, quindi così. Si allunga e andiamo a portare l'attenzione negli spazi respiratori del tronco dove il respiro dovrebbe esprimere la sua beneficazione, diciamo così. Quindi mette una mano, quella che preferisce, sull'addome, ombelico, livello ombelico, e andrà a percepire se la mano si muove con il respiro, quindi se inspirando si solleva ed espirando lentamente scende. Quindi qualcuno ha l'addome molto bloccato con sede di somatizzazioni emotive e proprio non riesce ad avvertire neppure questo movimento. Poi le mani, sempre facciamo questa procedura un po' più veloce chiaramente, le mani le portiamo ai lati della vita con i pollici rivolti verso il basso. Anche in questo momento il respiro dovrebbe andare a modificare un pochettino l'ampiezza delle mani, quindi inspirando dovrebbe accadere che le mani si distanziano, espirando che si avvicinano, ma ripeto non è importante adesso andare a modificare nulla, è importante che la persona si conosca, perché non posso cambiare se non mi conosco. Le mani poi andiamo a portarle sotto la zona lombare con i palmi rivolti nel pavimento e quindi immaginando che l'addome sia una sfera, a questo punto il respiro andiamo a verificare se va a un attimino premere contro le mani, per cui se la bassa schiena si abbassa verso appunto le mani. La persona sentirà chiaramente quello che è parte di sé del respiro. Le mani le faccio portare poi ai lati del costato e questi sono gli spazi dove poi andremo ad interagire con gli esercizi. Anche qui, questa è la respirazione costale, all'inspiro le mani dovrebbero allontanarsi, all'espiro avvicinarsi, quindi c'è questo movimento di espansione laterale.
Verificato questo, andiamo sullo sterno, quindi in alto sul torace, una mano sullo sterno. A questo punto andremo sempre a sentire se il nostro sterno sale orizzontalmente al tappetino verso la gola, oppure al contrario il torace si espande verso l'alto. Ripeto, non diciamo nulla perché è solo un'osservazione iniziale. Fatto questo, lentamente Sara avrà memorizzato quella che è la sua respirazione naturale e andrà di nuovo a sedersi a gambe incrociate. Quindi è questo un movimento che andiamo a fare per, ancora non è di rieducazione vera e propria, ma andiamo ad espandere il nostro respiro interagendo appunto anche con le braccia. È un movimento bello, molto armonico, che dà molta anche tranquillità. Quindi inspirando inizierà a sollevare le braccia lateralmente, tenendo le mani in flessione a 90, saliremo in alto completando l'inspirazione e intrecciando le mani, spingendo bene il palmo delle mani al soffitto. Abbassando poi le spalle inizierà l'espirazione portando le mani davanti a sé, all'altezza, arrivate all'altezza delle spalle, incrocia i polsi e andrà a flettere tutto il tronco verso il basso portando le mani sulle ginocchia opposte, risucchiando anche bene l'addome, espirando quindi completamente, morbido, morbido questo movimento. Quindi la persona continuerà con il suo ritmo progressivamente ad espandere sempre di più il respiro. Vedete come le braccia salendo chiaramente vanno a sollevare lo spazio del torace, andando quali benefici a si trovano? Questa è l'espansione propria del respiro, dove andiamo poi a osservare che il respiro diventa più percepibile rispetto all'osservazione iniziale, perché andiamo a lavorare sull'espansione proprio e sull'allungamento anche dei tempi del respiro. Sa che spesso il respiro è molto corto e quindi, fatto qualche volta questo movimento, riportando poi con l'ultimo movimento le mani sulle ginocchia, si andrà proprio a percepire questo cambio. Se prima non lo percepivo, quantomeno adesso lo sento, mi sono già calmato anche mentalmente. Facciamo questi però vedere. Sono movimenti che tutti possono fare, nel tutti, senso come che vedi, anche sono... soltanto seguendoci in TV possono magari imparare, segnarseli e farli, perché non comportano nessun tipo di rischio, nessun tipo anche di errore di postura o altro, sono estremamente semplici. Basta rilasciarsi bene, abbandonarsi. L'ultimo movimento ugualmente che consiglierei anche per la schiena, per togliere tante rigidità, è il movimento del gatto, se vogliamo. Quindi forse è meglio che lei si metta lateralmente, esatto, anche così, con le ginocchia magari un po' fuori. Mettiamo così. Ecco qua l'insegnante che interviene immediatamente come se fosse durante così, una lezione. Perfetto. Mi fai arrossire Sara, guarda, però no, così. Metti qui. Metti qui le ginocchia in modo da proprio metterti. Scusate, ecco. Ma si vede l'impronta. Dai, abbiamo perfetto. Ancora un minuto. Lei lo sa. Sì, si è già messa nella posizione perfetta, dove l'importante comunque qui sono gli appoggi. In questa posizione andiamo a fare il movimento del gatto, dove per interagire un pochettino di più su un ritmo respiratorio. Quindi espirando, Sara ha già portato giustamente la schiena ad arrotondarsi verso il soffitto, ha rilasciato completamente il collo, ha utilizzato le mani per dare una spinta proprio alla sua colonna, ha risucchiato bene l'addome. Il movimento della schiena parte comunque dal basso ventre, dall'addome. Inspirando rilascia l'addome, scende la schiena, le spalle, le scapole si abbassano e vanno verso le anche. Quindi con questi movimenti lei andrà a portare un ritmo, quello di cui abbiamo parlato prima, e più quindi ritmicità. Esatto. E adesso facciamo accomodare Sara, la sua osservazione. Vieni, siediti accanto a noi. La sua osservazione. Non ti finale, chiediamo sì. Come ti senti, però ti vediamo molto ben rilassata. Rilasciata, rilassata, dove... A questo punto direi che siamo pronti invece per partire con la rieducazione respiratoria. Quindi allora, questo è un inizio. Questo è un inizio. Ci vediamo tra un paio di settimane per punto, un po' di rieducazione respiratoria. Un altro modello. Con un altro modello. Grazie Sara, grazie Laura Bonomi. Per noi qualche istante di pausa, poi avremo l'ultima ospite di oggi. Parleremo di storie, avremo una scrittrice con noi.
Bentornati in diretta con Ore 12. Allora, io la nostra prossima ospite l'avevo proprio conosciuta in libreria, perché mi era già capitato per le mani, letta da amiche dei miei figli, questa collana dedicata alle fate con questa protagonista Nancy Fly. Quello che non sapevo è che la sua autrice invece è proprio cremonese. Benvenuta. Salve, benvenuta ad Annalisa Molaschi, autrice di questo e di tanti altri libri che poi vedremo, perché sono tutti qua sparsi sul nostro tavolo. Forse tra i più conosciuti sicuramente Nancy Fly, perché ne sono usciti parecchi, no? Sì, perché è stata una serie e quindi sì, ne sono usciti, poi ha avuto successo perché questa cosa delle fate ha avuto un successo particolare, anche perché tra le bimbe, tra le soprattutto ragazzine. Sì, devo dire però che negli incontri a scuola anche i ragazzini, siccome il target è dagli 8 anni circa, erano abbastanza interessati, perché in ogni libro c'è un'avventura e quindi sono avventure che sono dedicate anche ai maschietti, però il titolo Fate è logico che fa più pensare a un titolo rivolto a delle sicuramente accattivante bambine, per le bambine, sì. Ma parliamo di te, come è nata questa tua vena creativa, come ti sei avvicinata alla scrittura? Allora, io ho iniziato assolutamente per caso, perché ho partecipato ad un concorso. Allora, ho 2 figli e raccontavo una storia ai miei figli, man mano questa storia diventava sempre più impegnativa e consistente, e quindi ho cominciato a scriverla. Ho partecipato a questo concorso letterario, l'ho inaspettatamente, devo dire, vinto su tantissimi partecipanti, e forse era anche perché era una storia un po' particolare. È questo il libro, si intitola Un safari emozionante, ormai ha più di 10 anni, però il mio esordio appunto è stato con questo. E questo libro è, secondo me, è stato scelto perché è un po' particolare, perché il protagonista è un cane che parla in prima persona, e è un incrocio fra un Doberman e un Bassotto, però ha praticamente il viso della mamma che era Doberman e il corpo del Bassotto, e quindi ha vinto forse per l'originalità. Ecco, mi viene subito da pensare cosa non fanno le mamme per i propri figli. Esatto, infatti ai miei figli piaceva tantissimo, e quindi da lì è nata tutta questa cosa. E quindi è andata benissimo. È andata e poi benissimo, sì, perché da lì ho cominciato a ricevere delle nuove proposte di lavoro, mi ci sono appassionata, tanto che adesso ne è diventato un vero e proprio lavoro e faccio solo quello di scrittrice, di autrice di vari testi, anche per adulti, ho scritto sceneggiature. Quindi è diventata la tua vita. Sì, di sì, sì. Ecco. E alcuni dei libri sono stati anche allegati a quotidiani, perché sì, hai avuto sì, la possibilità anche di diffonderli. Sì, attraverso questo, Alex e la voce del fiume, che fra l'altro è un editore cremonese, Apostrofo Editore, è stato allegato, dunque devo leggerlo perché sono 5, sono alla Gazzetta tanti, di Mantova, alla Gazzetta di Modena, alla Gazzetta di Reggio, alla Nuova Ferrara e alla provincia pavese. Però in questo periodo è in tutte le edicole e le librerie di Cremona, quindi se volete potete acquistarlo proprio in questo periodo. E parla del fiume Po, quindi delle difficoltà del Po, che è un po'... Ecco, infatti, da dove trae ispirazione, quindi, al di là della fantasia? Allora, che prima di tutto io dico sempre, anche quando vado nei miei incontri nelle scuole, che incontro i bambini e i ragazzi così, dico sempre che non si può diventare scrittori se non si è stati grandi lettori. Io credo che sia nata da lì la mia passione, perché da quando avevo 5 anni leggo, e quindi a volte anche mi capita di leggere dei giornali così, o di sentire alla radio qualche notizia particolare, e quindi prendo spunto da fatti reali, perché mi occupo spesso di temi sociali soprattutto. E i tuoi figli, che adesso sono grandi ovviamente, sì, non hanno adesso più, sono grandi ancora, però qualcosa sì, mi danno qualche consiglio a volte, mi dicono no mamma, qui dovresti fare così, però all'inizio sì. Come hanno preso questa cosa? Erano molto contenti, molto soddisfatti, perché a volte magari ci può essere anche un po' di gelosia, chissà, racconti le storie per loro e poi queste ma storie erano molto anche stupiti, ma ragazzi. Lo ero anch'io per prima stupita, adesso quando erano più piccoli qualche volta venivano nelle mie presentazioni ed erano stupitissimi, orgogliosissimi del fatto che i bambini
bambini mi chiedessero gli autografi e che quindi volessero la dedica sul libro, così. Poi vado anche a Torino, a Bologna, così, al Salone del Libro e quindi... Quindi tutti quelli che sono poi gli incontri del settore presentare i libri. Assolutamente. Poi hai proseguito, ne vediamo degli altri, ma mi dicevi anche con tematiche sociali e anche in particolare questo libro Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, che ha una È una riscrittura mia, è scritto con termini e la facilità di lettura per i ragazzi dislessici delle scuole medie, perché è stato preso come testo scolastico nelle scuole medie. E quindi appunto anche i ragazzini dislessici, che adesso sono sempre di più, hanno la possibilità appunto di leggerli. Poi contiene anche un CD che facilita quindi ulteriormente la lettura, anche l'ascolto tipo, sì, quindi assolutamente, ecco. Però insomma non solo per ragazzi, perché hai scritto qualcosa, dicevamo prima, anche sì, per adulti. Di che genere? Sono sempre questo, storie? Sì, no, questa è da una storia vera, una proposta che ho ricevuto sempre da un editore di Cremona, che è lo stesso di Alex, ed è stato allegato alla provincia di Cremona questo libro. Si intitola Cioccolata all'arsenico, l'inspiegabile avvelenamento di Adelmo De Luca, Castelverde, 1995. Perché è una storia, una storia vera. Sì, è una storia vera, fa parte di una collana, non che ho scritto io tutta la collana, di 10 casi, la collana Enigma, in cui venivano scritti, e anche nel mio caso io l'ho romanzato, fatti di cronaca avvenuta a Cremona e provincia, ma che se ne erano risolti in modo un po' particolare, nel senso che questo è stato archiviato per suicidio. In realtà ci sono tanti punti oscuri che lasciano un po' così, un po' perplessi sulle modalità della morte, della, appunto, di tutta di questo, la vicenda. Sì, di tutta poi la qui vicenda. Vediamo invece Viola e il ragazzo invisibile. Ecco, anche questo è per Mursi a scuola, è stato adottato anche questo come libro di testo per gli adolescenti, per le scuole medie. Parla di integrazione razziale e quindi c'è tutta una storia sotto che... in cui appunto i ragazzi, visto che adesso le classi sono così variegate, abbiamo così tanti extracomunitari, possono avvicinarsi un po' a quello che è un mondo molto diverso dal nostro. Quindi, per cercare di capire il meglio possibile l'integrazione. Qui abbiamo Dalla parte del cattivo, l'importante è mettersi in gioco. Ecco, questo qui è un libro a cui tengo particolarmente perché tratta di bullismo. E devo dire che sono andata ultimamente appunto a fare degli incontri, anche questo è sempre stato adottato come libro di testo scolastico nelle scuole medie, sempre di narrativa parliamo, e parla appunto del bullismo, che è un tema davvero molto molto forte, e in alcune presentazioni che ho fatto alle scuole medie ci sono stati diversi ragazzini che mi hanno molto stupito, perché avevano addirittura cambiato scuola, cioè cambia veramente la vita per episodi di bullismo. Ma mi faceva impressione vedere che si confidassero così con me, che era la prima volta che mi vedevano dopo che avevano letto perché il libro. Probabilmente attraverso il libro hanno sentito, immagino, una vicinanza. Esatto. E, erano molto, cioè ti cambia veramente la vita subire a queste età, perché poi è l'età dell'adolescenza, preadolescenza, 13-14 anni, queste cose terribili che ti obbligano addirittura a cambiare scuola, perché vai alla mattina a scuola e vieni picchiato sempre senza alcun motivo. Quindi sono veramente dei temi... Abbiamo ancora un minutino, volevo citare anche Il ragazzo delle favelas. Ecco, questo è il mio ultimo libro, è appena uscito proprio da una ventina di giorni. E tratta di una storia sempre per adolescenti, che mette a confronto appunto un mondo terribile come quello delle favelas a un mondo, invece al nostro mondo occidentale, in cui sembra che abbiamo tanti problemi, ma che confrontati a questo sono veramente... Questi però insomma sono indicati anche a ragazzi un pochino più grandi, sì, no? Questi, rispetto sì, sì, alle sì, fate. No, le fate sono target dagli 8 anni, infatti, invece qui siamo questo, già verso siamo la scuola media, sì. È più difficile scrivere
decidere per i piccoli o per i grandi? Ma questo è stato un po' complicato perché non avevo mai scritto in serie e quindi devi continuamente avere tutti i personaggi, portarti dietro, oltre alla protagonista, anche tutti i personaggi. Quindi ho trovato delle difficoltà. Certo, poi il linguaggio per gli adolescenti cambia. Ecco. Allora, siamo in chiusura. Un grandissimo grazie, in bocca al lupo. Grazie mille. Quando vedete mille. In libreria o Nancy Fly o un altro libro appunto dell'autrice Annalisa Molaschi, se ne vedono davvero tanti nelle librerie anche davvero, cremonesi, sì, sappiate sì. Che è cremonese, sì, noi siamo orgogliosi. Grazie mille. Grazie, appuntamento a domani. Grazie, complimenti, ci vediamo domani puntuali alle 12, ciao a tutti.